Allora, parliamo di gelosia. Mi è stato chiesto di parlare di vantaggi e svantaggi della gelosia. Allora, premesso che avevo fatto un video della serie Io e Lei con la mia fidanzata sulla gelosia, ora non ricordo bene, comunque, parliamo nello specifico di eventuali vantaggi e svantaggi. Ho dovuto faticare un po' per trovare questi vantaggi, perché la gelosia, la vera gelosia, alla fine può portare, secondo me, allo sfascio della coppia. Perché? Perché non importa se è gelosia femminile o gelosia maschile, se una persona si sente oppressa, troppo, allora comincia ad allontanarsi. Perché dico troppo? Perché se sono delle piccole dosi ogni tanto possono anche far piacere ed ecco l'unico vantaggio. Magari se una volta ogni tanto uno chatta continuamente con, non lo so, se io sono maschio, chatto continuamente con una femmina, a un certo punto sento questo episodio di gelosia da parte della mia fidanzata che mi dice: ma sempre con questa qui, ma perché? È femmina! E io rido e dico: dai, ma non ti preoccupare, la cosa finisce lì. Allora rientriamo, secondo me, nel caso piccola gelosia, quindi la cosa non diventa pressante, nei giorni successivi non c'è ancora questa cosa, magari poi si può manifestare in altre occasioni. Vado a cena e sono tutte femmine, ecco, guarda caso, è accidentaccio, oppure anche dicendo: sono un po' gelosa perché tu vai lì, ecco, ma non ti preoccupare. Ecco, l'importante è che la cosa finisca quando quell'altro rincuora la persona. Anche se quella persona in realtà non si è tranquillizzata e continua a covare un po' di gelosia, sarebbe meglio finirla lì. Ve la tenete, vi dovete fidare del vostro partner e basta, perché se continuate a stressarlo, la cosa prende una diversa piega e va nello svantaggio. Quindi, vantaggi, solamente questi piccoli atti di gelosia, non sempre, ma una volta ogni tanto possono anche piacere al partner, perché sono messaggi che dicono: io tengo a te, sono geloso perché io ti voglio ancora. Basta, per il resto sarebbe meglio tenerla più bassa possibile. Sono anche contro l'estrema assenza di gelosia, perché se uno non manifesta mai nulla di nulla di nulla, potrebbe anche mandare un messaggio contrario e dire: sinceramente, di te non me ne frega niente, io sto con te solo per abitudine. E se uno dice: vado a cena, sono tutte femmine, e quell'altro dice: sì, ok, tranquillo. Una volta, due volte, tre volte, alla fine uno viene a pensare: strano però che non si ingelosisca mai, perché è un sentimento abbastanza naturale in una certa dose, quindi fa strano a volte. Infatti, questo è stato il mio problema, io non sono mai stato un tipo geloso, perlomeno che io mi ricordi non tanto, quindi tante volte è successo negli anni con l'ex che ho avuto: ma tu non sei mai geloso? Ma ti interesso? Sì, è che io veramente non sono geloso di mio, quindi tendo a fidarmi di una persona e quindi, ecco, non manifesto, non c'è questa cosa, però a volte viene malinterpretata. Ecco, tutto qua, ecco perché ogni tanto qualcosina ci dovrebbe essere. Ovviamente, se poi manca la fiducia, soprattutto se c'è stato un tradimento che è stato perdonato, lì è veramente un casino, perché la gelosia ovviamente aumenta, uno tende a non fidarsi più e lì, piano piano, secondo me, si sfascia la coppia, perché perdonare un tradimento, certo, è un grande gesto, soprattutto se il sentimento c'è ancora, però porta talmente tanto, tanta gelosia, tanti sospetti che poi alla fine, anche quando non c'è più, ma anche se quella persona veramente si fosse pentita, riceverebbe gelosia a tutto spiano, e quindi quella persona a un certo punto, secondo me, si stuferebbe. Queste sono mie opinioni. Voi cosa ne pensate della gelosia? Ci sono altri vantaggi secondo voi nell'essere gelosi? Altri svantaggi? Oppure più o meno sono queste le cose? Un saluto a tutti.